Nonostante il rapporto ambivalente con Napoleone, fu proprio quest'ultimo a far sì che il successo di Canova giungesse ad una rilevanza di tipo europeo. Fu proprio dalla famiglia Bonaparte che ricevette infatti importantissime commissioni. Nel 1808 conclude il ritratto a Paolina Borghese, sorella di Napoleone e moglie del principe romano Camillo Borghese. Paolina, donna di straordinaria bellezza, la vedete qua nell'immagine, viene ritratta dal Canova nei panni di Venere, detta vincitrice, con in mano infatti il famoso pomo della discordia, la mela d'oro consegnatale da Paride a sancire la superiorità della sua bellezza rispetto alle rivali Giunone e Minerva. La bella Paolina è ritratta da Canova languidamente semidistesa, appoggiata ad un fianco su una greppina di evocazione romana, ma attenzione, decorata, potremmo dire, in stile impero, con degli inserti in bronzo dorato. Mentre la sua mano sinistra regge delicatamente il pomo, la mano destra sorregge con grazia la testa, affondando le dita nella complicata acconciatura. La testa è ruotata di lato, mentre il corpo è nudo, fatta eccezione per i fianchi, avvolti in un morbido panneggio increspato. La nobildonna sembra affondare il suo fianco in un morbido materasso, mentre due realistici cuscini muniti di nappette le sollevano il busto. È come se il marmo si trasformasse sotto i nostri occhi in altri materiali, morbidi, cedevoli o addirittura impalpabili. Il volto di Paolina sembra essere una perfetta sintesi tra somiglianza al soggetto, la faccio rivedere, e bellezza ideale. Il corpo e la gestualità della donna non fanno che accentuarne la sensualità in un'atmosfera appunto languida, in cui sembra proprio essere avvolta la protagonista. La resa epidermica, quindi della pelle, è accuratissima e sembra restituire la tenerezza della carne nelle sue diverse accezioni tattili, anche grazie ovviamente allo strato di cera rosata che Canova usava a spalmare sulle parti nude. La delicatezza dei volumi genera dei trapassi chiaroscurali sfumati, quasi pittorici, gettando dunque un ponte con la delicatissima pittura veneta sfumata di Giorgione e Tiziano. E di Giorgione vediamo qua la Venere di Dresda e di Tiziano, scusate, la successiva Venere di Urbino, entrambi conterranei del Canova, che ovviamente 3 secoli prima, siamo nel 500, si erano cimentati in due delle Venere più famose al mondo. In quest'opera, dunque, Canova raggiunge, potremmo dire, la più alta sintesi tra idealizzazione, vivezza e moltiplicazione dei punti di vista. A proposito di quest'ultima, lo scultore, pensate, aveva dotato l'Agrippina di un curioso meccanismo in grado di far ruotare l'opera su se stessa, per permettere ovviamente una sua visione a 360 gradi senza scomodare lo spettatore. Concludiamo raccontando alcune curiosità. In particolare, pare che la scultura avesse talmente tanto destato l'interesse del pubblico che numerosi erano gli ammiratori che bussavano alla porta, tanto che Camillo, o forse la servitù, decise di far pagare un biglietto d'ingresso. In secondo luogo, nel 1820, l'opera fu censurata da Paolina stessa, forse perché imbarazzata dalla nudità esibita di un corpo in cui forse, 15 anni dopo, non si rispecchiava più.
O forse più semplicemente perché al tramonto dell'era napoleonica l'opera appariva del tutto, come dire, decontestualizzata, quasi stonata. Infine si è scoperto che molto probabilmente Antonio Canova, per realizzare il ritratto, utilizzò un vero calco del seno di Paolina. Se vorrete vedere quest'opera con i vostri occhi, andate all'interno della Galleria Borghese di Roma.